Di pronto c'è lo spazio. Nuovo, nuovo. Quanto al soccorso, c'è ancora molto da fare. La fuga dalla medicina d'emergenza a urgenza è ormai conclamata a Pescara come altrove, ma le idee e le misure per contrastarla sono poche e forse inascoltate. Quello che ne consegue è la lunghissima attesa a cui sono costretti i pazienti, sia nelle fasi del triage o del pre-triage che all'interno del reparto. Su questi temi i consiglieri del centro-sinistra hanno chiesto una seduta comunale straordinaria nella quale discutere dei problemi, ma anche delle possibili soluzioni. I locali sono rinnovati, però il modello di gestione è rimasto quello vecchio, sicuramente non al passo con i tempi, manca un triage avanzato, non c'è il turnover dei posti letto, la domenica non si rimette più dai reparti, non c'è un sistema informatico che ci dica reparto per reparto quali sono i posti di letto in quel momento disponibili e che salvaguarda naturalmente rendite di posizione di qualche persona e però ingolfa il pronto soccorso. E qui è capitato che a dicembre e a gennaio, record storico, per la prima volta in Abruzzo, il pronto soccorso è stato chiuso per 2 giorni consecutivi, 2 volte, per l'accettazione dell'area medico-geriatrica. Poi ci sono il personale, naturalmente, che è sicuramente poco perché poi non tutti vogliono venire qui a lavorare, ma proprio per le condizioni che ci sono non ci vogliono venire. Allora non è chiesto soltanto di fare l'urgenza, il che è normale per un pronto soccorso, ma di curare un reparto nel reparto, perché ormai ci sono 40-50 persone che vengono ricoverate in questi nuovi spazi su barelle, senza gli strumenti che ci sono invece all'interno dei reparti, il che significa oberare di lavoro i medici, gli infermieri, il personale ausiliario del pronto soccorso, che già è poco. Occorre quindi una nuova organizzazione. Io ringrazio i consiglieri del centro-sinistra del comune di Pescara perché con questo consiglio comunale straordinario si avrà l'occasione di sentire tutti, di parlare e di confrontarci, ma poi con maturità va apportato un nuovo modello di gestione che eviti la chiusura del pronto soccorso, eviti le lunghe file. Ormai il tempo di attesa per moltissime persone è pari alle 10 ore, è veramente una cosa impressionante. Sicuramente su questo ha inciso anche il periodo pandemico che stiamo affrontando, ma questo non può essere sicuramente la scusa. Ormai questo è un problema che va avanti da troppo tempo, da almeno 2 anni. E soprattutto i medici che lavorano all'interno del pronto soccorso, che già sono pochi, non possono subire il pericolo di una denuncia ad ogni turno di lavoro. Vanno aiutati, loro che sono stati considerati eroi da tutti in questo periodo pandemico, vanno almeno messi in condizione di lavorare in sicurezza.